Ragazzi, eccomi con il mio primo video su questo canale, in cui farò vedere delle guide, per scoprire vari trucchetti sull'iPod, oppure per utilizzarlo meglio, scoprire varie cose. Allora, oggi vi insegnerò, come utilizzare Cocoppa, che è un'applicazione, che vi permette come si dice, ad esempio, di cambiare l'icona di un'applicazione. Ad esempio, io ho cambiato l'icona di Instagram e ho messo con lo sfondo americano. Per prima cosa andiamo su Cocoppa. Aspettiamo che si carichi. Ok, io ne faccio una a caso. Allora, ad esempio, facciamo YouTube, anche se non, la prima che mi esce, anche se non è che mi piace tantissimo, anzi, non è bella, vabbè, faccio la prima che mi esce. Ecco, questo qua di YouTube. Dopo che avete scelto l'icona, andate su Setup Link e andate su App Search. Dopodiché uscirà una schermata con scritto cerca la app search, ecco, app name. Qua scriverete l'icona che avete, la app che avete scelto, in questo caso è YouTube. Ok, voi. Ecco, adesso mi uscirà YouTube qua sotto. Ecco, e scegliamo. Dopodiché schiacciamo su OK e facciamo Yes. Adesso andrà su Safari, su internet, cioè. Si rimuove almeno, perché connection file. Aspetta un attimo. Mettiamo da qua che non prende bene la connessione. Un attimo. Adesso va. Sì, lo chiediamo a Roma. Certo che c'è anche a Como questo problema. Il problema è. E dovrete andare su qua, schiacciate su questo bottone, come dice qua, e schiacciate aggiungi a Home. YouTube, aggiungi. E si aggiungerà qua. Dopodiché avrete finito, ad esempio, guardate, sposto YouTube insieme all'altro, però dopo che avrete scaricato, aspetta un attimo, ecco YouTube, dopo che avrete scaricato la nuova icona per l'app, non dovrete cancellare l'app vera, perché sennò non va. Quindi voi andate qua su YouTube, ad esempio, guardate. All'inizio c'è questa schermata qua e poi va su YouTube. Come qua su Instagram, aspettate.